partita di Fiorentina-Pisa 1-0 under 15. La matematica in questo caso non è mai un'opinione, caro il mio mister Malzantini, buongiorno. 3 più 3 fa sempre 6. Hai vinto maramaldeggiando a Chiavari, vinci col Pisa soffricchiando. A che punto sei? Cosa hai visto di buono? Cosa hai visto di meno buono? Contento del risultato e basta, perché la prestazione è stata, secondo me, nettamente sotto tono per quelli che devono essere i nostri standard. Il gol iniziale, ecco, mi avevo un attimino illuso di mettere la partita subito sui binari, su certi binari, però poi siamo stati lenti, lenti mentalmente più che ancora che fisicamente. Abbiamo fatto girare palla, siamo stati, ecco, sicuramente una prestazione al di sotto rispetto a quella che abbiamo fatto invece a Chiavari. Fermo restando, meriti al Pisa che ha anche avuto delle buone trame di gioco, quindi c'è anche l'avversario. Ovviamente non si gioca sempre da soli. Il gol giunto troppo presto, che vi poteva spianare la strada, vi ha invece in questo caso deconcentrato. A volte capita. Magari continui, costruisci, alzi il baricentro, vai a cercare le giocate, vai a cercare gli schemi. Diciamo, abbiamo già risolto 4-4-8. È quello che non deve succedere perché ormai una certa esperienza di questi campionati, non c'è una partita semplice. È una cosa che ho predicato durante tutta la settimana perché avevo visto il Pisa con lo Spezia che non aveva assolutamente demeritato. E le partite bisogna essere consapevoli della nostra forza, ma al contempo bisogna avere rispetto dell'avversario e oggi secondo me siamo stati superficiali. Allora, ho visto un gran Mendoza, devo dirlo, non l'avevo visto, l'ho visto alla Settignanese, per quel poco che abbiamo visto, con i miei occhi. Oggi l'ho visto, giocatore devastante, che quando questo cresce acquisisce un po' di controllo più di palla, di esperienza, insieme a Graziani, che è già dal fisico strabordevole, quei due. Sì, Se si può entrare nel merito, non vorrei mai no, poi. assolutamente, ma invece io, ecco, gli tirerò l'orecchio in settimana perché secondo me ha fatto una prestazione al di sotto delle sue possibilità, perché quello che ha fatto ce l'ha di natura, ma deve metterci anche altro, deve metterci anche lavoro senza palla, deve metterci anche un attimino più di collaborazione con i compagni, ha grande potenzialità, ma deve dar di più. Ok, allora ringraziandoti della tua gentilezza, della tua disponibilità, ringrazio CF Fiorentina per la liberatoria per fare interviste con voi allenatori. Ricordami dove andiamo il prossimo turno che non ho Il guardato. prossimo turno abbiamo una gara molto difficile a Torino con il A Torino. Torino col Torino, per cui questo è il primo vero esame di questo inizio del campionato. Comunque Fiorentina che ci arriva a punteggio pieno, 3 più 3 fa sempre 6. Forza Viola, forza Nicco, saluto Grazie i ragazzi, mille. ringraziali e che sia una buona settimana. Grazie mille. A presto dal boss due strade, Stefano Ballerini con mister Mazzantini, regia di Moreno Vassallo, è tutto lì nello studio.